Un giorno i greci insegnavano delle lezioni con delle storie. Una delle storie trattava del re Midas. Egli ha chiesto ai dei che ogni cosa che lui toccasse diventasse oro. Era felice per un po', perché diventava sempre più ricco. Ma poi si è reso conto che non poteva più mangiare. E quando ha dato un bacio alla figlia, anche lei si è convertita in oro. Si è reso conto che stava perdendo tutto ciò che amava. Pieno di ricchezze, era l'uomo più povero del mondo. Oggi vediamo un giovane che viene a parlare con Gesù. Non è malato, non è cieco, non è paralitico. È giovane, è ricco, è sano, ma vuol fare di più. Allora Gesù lo guarda con amore e dice: se tu vuoi fare di più, vai, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e torna a seguire me. Il giovane non aspettava questa risposta. Era molto triste. Si è girato e è andato via. Era ancora ricco, ma era povero dentro. Lui si è allontanato dalla felicità. La lezione è che c'è qualcosa del giovane ricco, della giovane ricca o di Midas in ciascuno di noi. Ricordiamo che quando Gesù ci chiama è sempre a una maggiore libertà, a una maggiore felicità. Dobbiamo avere fiducia in Lui e seguirlo. Buona domenica, arrivederci.